Mi chiamo Fabrizio, sono un portavoce dei lavoratori del Sovracup, il call center della regione che si occupa della prenotazione di esami e visite presso ospedali di Torino Cintura. Questo servizio è nato nel 2007 e da allora ha sempre funzionato bene, garantendo una modalità di accesso alle prenotazioni degli ospedali. Siamo 60 operatori interinali, di cui il nostro contratto viene rinnovato di 6 mesi in 6 mesi. E una delle ultime decisioni della precedente regione, della giunta di centrosinistra, è stato quello di esternalizzare il servizio, ovvero sia affidarlo a un operatore privato. Questa esternalizzazione avrà conseguenze per i lavoratori. Allora, sui 60 operatori che siamo attualmente, solamente 42 avranno rinnovato il contratto e chi rimane avrà uno stipendio peggiorativo del 30%, di conseguenza avremo uno stipendio al limite della decenza. Ci verrà applicato il contratto multiservizi, il peggior contratto possibile a livello di diritti per i lavoratori, proprio terribile. Quindi 18 operatori non saranno confermati, gli utenti avranno delle conseguenze per questa esternalizzazione. Il consorzio Diamante con Telecom ha vinto questo servizio promettendo un tempo medio di contatto di 2 minuti. Chiunque abbia utilizzato il nostro servizio sa che non è possibile, anche perché il Sovracup, oltre naturalmente il tempo necessario per fornire dati anagrafici, ha, diciamo, la peculiarità di offrire una serie di possibilità, quindi vari ospedali, scegliere la struttura magari più comoda, quella con i tempi di attesa ridotti, tutte cose che richiedono un determinato tempo. Quindi anche gli utenti dal 1° di luglio avranno un call center che avrà tempi di contatto ridottissimi e molti meno operatori a rispondere alle chiamate. Sono conseguenze che comprometteranno la buona funzionalità del servizio. Anche la regione avrà delle conseguenze, perché pur non avendo deciso questa esternalizzazione, si troveranno a pagare un canone annuo d'affitto superiore a quello che sarebbe stato necessario ad assumere i lavoratori attualmente impiegati presso il servizio. Questa è una decisione che è il più lontano possibile da ogni logica di buona amministrazione. Noi è un anno che ci rivolgiamo a parti politiche, sindacati, ci danno tutti ragione, sono tutti d'accordo che questa esternalizzazione è una porcheria. Noi chiediamo alla nuova regione, nello specifico all'assessore alla sanità Caterina Ferrero, di vigilare su questo servizio, di fare in modo che non venga svenduto a una società che deve solamente farci profitto su questo servizio. Non è possibile. Noi chiediamo che tutti gli operatori attualmente impiegati siano confermati presso il servizio, condizioni contrattuali non come quelle prospettate che ci ridurrebbero veramente alla soglia della povertà e soprattutto un servizio gestito da una buona logica di amministrazione, non delle regole commerciali, rendendo gli operatori delle macchinette e gli utenti dei limoni da spremere. Noi chiediamo questo.